finalmente, nell'ultimo video dedicato a D4-D5, osserviamo la struttura tipica della ortodossa, e cioè alfile C8 campo chiaro rimasto all'interno della catena pedonale. Se vogliamo, questa è la struttura tipica. Quando si parla di sistema colle, sistema London System, si parla sempre di questa struttura, perché è l'unica, è da qui che è partita l'idea di questi sistemi. Poi si è cercato di applicarli ad altre varianti di 4, di 5, oppure addirittura ad altre aperture, quindi all'Estindiana, alla Grunfeld e così via. Ma inizialmente l'idea è questa. D'altra parte, il fatto di avere diciamo l'alfiere camposcuro viceversa fuori della catena veniva considerato in maniera positiva già da Alekhine, quando commentava il torneo di New York 1924, e diceva che in questa posizione il bianco stava meglio grazie a quell'alfiere attivo in F4. Perché questo? Perché Alekhine diceva questo? Perché in linea di massima, contro l'ortodossa, contro la struttura pedonale che ha scelto il nero, il bianco ha un buon finale o quando rimane alfiere contro cavallo, alfiere camposcuro contro il cavallo, oppure quando rimane con l'alfiere contro campo chiaro contro l'alfiere campo chiaro del nero, perché è chiaro che è evidente che l'alfiere C8 è cattivo e quindi passivo. Quindi tra i due alfieri, se noi facciamo il confronto tra l'alfiere F1 e l'alfiere C8, l'alfiere F1 ha più possibilità di essere attivo, quindi un finale del genere è favorevole. Oppure anche quando il tipico, per esempio il bianco ha un cavallo centralizzato, tipico cavallo forte in E5, contro sempre quell'alfiere cattivo. Quindi diciamo sono finali standardizzati già da un secolo, ed ecco che quindi il bianco, diciamo, ha buona fiducia, diciamo, confida nel fatto che in questa struttura pedonale il bianco potrà avere una iniziativa, quantomeno l'iniziativa, ecco, non parliamo di attacco perché insomma è eccessivo, ma almeno l'iniziativa a lungo termine. Bene, ciò detto, come deve proseguire il bianco? Siamo alla quarta mossa. Con cavallo F3? No, lo sapete, è vero, cavallo F3 è una bella idea, quella di occupare subito l'avamposto in E5, però anche in questo caso vi propongo di saltare il capitolo 5A e di passare direttamente al 5B, cioè in parole povere passiamo a cavallo D2. Sempre il solito discorso, consiglio sempre di rimandare il più possibile lo sviluppo del cavallo G1. Bene, vediamo che cosa può fare il nero. Alfiere D6 è un'idea che abbiamo già visto, l'approccio Tarrasch, ed è un'idea estremamente logica, molto frequente. Vediamo qualche altra idea secondaria. Allora, la prima che vediamo per esempio è H6. A che servono queste mossette del nero? L'idea è sempre quella, cavallo H5. Ecco perché ritardo il cavallo G1, perché così con la regina controllo l'H5. Questa è l'idea, diciamo, basilare. Quindi sviluppo i pezzi alfiere D6, alfiere D3. È chiaro che su alfiere D6, per esempio, questa sto seguendo una partita di Kovacevic, il quale per esempio ha giocato alfiere G3, come dicevo in un video precedente. È perfettamente logico sia cambiare l'alfiere, io lo preferisco, ma è un fatto personale. Potete giocare benissimo alfiere G3, come qui fa Kovacevic, per esempio vediamo questa partita, mangia, ecco qui si è aperto la colonna H, anche se, detto francamente, la presenza del pedone H6 limita la sua attività. F4, ecco qua, il bianco costruisce uno Stonewall, questa è un'altra idea che abbiamo già visto, una volta ha cambiato l'alfiere camposcuro, perché non fare un bello Stonewall? G4, vedete Kovacevic come è aggressivo, don F3, don E7, G5, beh, molto bene, caccia indietro il cavallo, arrocco,
Donna G4, insomma, è evidente che il bianco è felice e contento della sua apertura. Vediamo un'altra idea, alfiere 7. A che serve alfiere 7? Sempre la stessa idea, cavallo H5, perché in maniera tale che il bianco non... alfiere 7 serve a impedire che l'alfiere possa andare a finire in G5. Come proseguiamo? Tranquilli, sempre con alfiere D3. Arrocco, C3, cavallo BD7, H4. Questa, siamo rientrati in Kovacevic, re, quella partita che ho fatto vedere nel primo video come partita illustrativa, quindi la salto completamente, è inutile che la andiamo a vedere. Vabbè, allora torniamo alla linea principale. Abbiamo detto alfiere D6. Solito discorso, cosa fare? Giocare alfiere G3 o cambiare? Io le ho lasciate tutte e due. Ripeto, è una questione di gusti. Alfiere per D6 è perfettamente giocabile. Però ha oggettivamente qualche problema. Per esempio, mangiare di pedone secondo me è sicuramente migliore. Anche perché se mangia di donna, F4, visto? Abbiamo fatto il nostro bravo Stonewall, quindi sicuramente il bianco è felice di questa situazione. L'alternativa migliore, dicevo, è ricatturare col pedone, in maniera tale da controllare la casa E5, perché così nello Stonewall di solito, no, noi cerchiamo di sbatterci un cavallo in E5, il pedone D6 me lo impedisce. Come possiamo proseguire? Qui ho messo C3, cavallo C6, alfiere D3, ecco E5. Vedi, il problema fondamentale è appunto questo, che il nero ha una buona massa pedonale e quindi diciamo che la situazione diciamo è pari, cioè la presenza dei pedoni doppiati non ha un'eccessiva importanza. Ecco perché diciamo alfiere per D6 è giocabile alla pari con alfiere G3. Ripeto, è una questione di gusti. Come prosegue il nero? Vediamo arrocco, per esempio, manteniamoci nella linea principale, cioè che viene considerata la migliore, alfiere di 3. Ecco un'altra partita, per esempio, di Kovacevic. Qui a questo punto gli hanno giocato donna 7, Kovacevic rizzo nell'88. Vediamo come ha giocato Kovacevic: cavallo F3, cavallo BD7, cavallo E5. Ok, ha piazzato subito il cavallo nell'avamposto, C5, C3, C3 è la reazione tipica, ogni volta che il nero fa C5 bisogna fare C3, cavallo B6, alfiere H4, ha inchiodato il cavallo, alfiere D7, e ora qui ho inserito un miglioramento perché Kovacevic ha proseguito in un'altra maniera, ma non ha, è molto meglio cavallo G4, insomma è evidente che perché non andare a danneggiare la struttura pedonale del nero. Domanda a Kovacevic, che non l'ha giocata, cavallo G4, ok. Vabbè, ma comunque, insomma, l'importante è vedere queste partite, serve appunto per comprendere gli schemi tipici di medio gioco, che sono i più frequenti, diciamo, nell'apertura che stiamo studiando. C3, come al solito, cavallo GF3, come notate, io lo sto sempre rimandando. Per esempio, cavallo GF3, alfiere A6, e mi cambia quell'alfiere capochiaro che a me serve. Quindi C3, anche se, intendiamoci, anche dopo C3 lui lo può sempre cambiare. Questa per esempio è una partita per corrispondenza di un certo Nocci. Questo Nocci è uno che gioca nell'Asig e ha fatto parecchie partite con il London System. Alfiere B7, dicevo, donna B1, H6, vabbè, insomma... niente di particolare, ecco, voglio dire, abbiamo cavallo F3, C5, cavallo E5, cavallo C6, F4. Beh, sono partite che si ripetono sempre uguali, se vogliamo, no? Cioè queste manovre le abbiamo viste già altre volte, con cui il bianco, insomma, cerca, e questa è sempre una partita di Kovacevic che vi consiglio di guardare, insomma, vedete come le sue idee tendono a ripetersi ripetutamente. Va bene, è inutile che la vediamo tutta, andiamo avanti alla seconda linea. Dopo cavallo D2, il nero,
vabbè, C5, C3 sono due mosse standard che prima o poi vengono fatte. Ora il nero può sviluppare il cavallo essenzialmente in due posti, o in C6 o in D7. Lo guardiamo in entrambe le linee. In questa linea vediamo cavallo BD7. Ha vari motivi il nero per giocare in cavallo BD7. Chi conosce il sistema Colle sa che appunto ci sono due, proprio c'è una biforcazione nettissima a questo punto. Solo che rispetto al Colle, almeno il bianco non si deve stare a preoccupare di arrivare all'attivazione dell'alfiere, cioè l'alfiere ce l'ha in F4 e non in C1. Questa è la fondamentale differenza col Colle, ma grosso modo è molto simile. Vediamo, vabbè, le alternative è inutile, vediamo che come gioca il bianco. Come al solito, tra alfiere di 3 e cavallo F3, io sempre alfiere di 3, anche se cioè ritardo sempre lo sviluppo del cavallo, anche se qui per esempio c'è una interessante partita, un'analisi che diciamo ho lasciato perché è interessante, a Rocco H4, ecco qui, che abbiamo già visto nella Kovacevic Re e anche qui, ripeto, l'ho lasciato diciamo la Kovacevic Re sotto forma di analisi, insomma, della stessa l'idea è sempre la stessa, cioè di andare a dare scacco, quindi è una copia della partita di Kovacevic Re, l'idea è sempre quella, si ripete. Bene, torniamo alla posizione, la linea principale, alfiere di 3, alfiere 7, sempre l'idea di fare cavallo H5, sempre là, cavallo F3, prima o poi è chiaro che la dobbiamo fare, ma più tardi la facciamo, secondo me, meglio è l'arrocco. Qui H4 rimane sempre l'idea di Kovacevic, diciamo, giocabile, oppure cavallo E5. Questa è l'idea standard, in realtà, del bianco. Cavallo E5, vabbè, Kovacevic Re di nuovo ogni tanto torna sotto forma più o meno di analisi. Cavallo E8, anche qui varie analisi, ma insomma sono più che analisi, sono varie partite per vedere che cosa è successo. H4, mangia, F5, vabbè, insomma l'attacco si svolge sempre con uno schema simile a quella della Kovacevic Re, la partita illustrativa che ho fatto vedere nel primo video. Bene, proseguiamo con l'ultima linea, D4, D5, alfiere F4, cavallo F6, 3, E6, ortodossa, abbiamo detto cavallo D2, quindi aspetto, C5, C3, cavallo C6, questa è l'alternativa a cavallo BD7. Anche qui, alfiere D3, sempre ritardo del cavallo F3. Perché? Cavallo F3, di nuovo, alfiere D6, alfiere G3, secondo me questo genere di posizione non mi piace, cioè preferisco conservare la possibilità di attivare la regina. Per esempio alfiere D3, alfiere D6, per esempio, ecco, adesso il nero potrebbe giocare alfiere 7, sempre per fare cavallo H5, sempre per approfittare del H3, volendo H3 si può sempre fare, ecco, questo è il punto. Però se ritardo il cavallo G1 è tanto di guadagnato, insomma tolgo l'ostacolo, diciamo tolgo al nero la possibilità di fare cavallo H5, quindi questo è il succo del discorso, l'ho ripetuto 10.000 volte, forse pure assai. Mangio, F4, ok, e questa è l'altra grande idea, no? Cioè quella di fare lo stonewall. Non so se onestamente però è così forte come sui libri si tende a far credere, cioè mi spiego meglio, lo stonewall senza l'alfiere cattivo paradossalmente a me
piace fino a un certo punto. Ad esempio, guardate, ci perdi qua. Ecco, già prima fregatura. Sono costretto a riprendere col pedone C, perché se no mi cadrebbe il pedone. Quindi a questo punto ho aperto la colonna C, una colonna su cui il nero potrebbe svolgere una certa attività. Per esempio cavallo B4, ecco, mi va a sfottere l'alfiere. Questo proprio perché non ho potuto riprendere come nello Stonewall normale E per D4. Quindi voglio dire, non abbiate una fiducia cieca, ecco, il succo del discorso, non abbiate una fiducia cieca nella struttura Stonewall mancando l'alfiere cattivo. Non è, pensateci, è interessante, per l'amor di Dio, l'idea è interessante, però prendetela sempre cum grano salis, insomma con una certa, per esempio vediamo la linea principale, alfiere B1, donna B6, donna B6, ripeto, è sempre una mossa standard per il nero, visto che noi abbiamo giocato alfiere F4, ce ne siamo andati con l'alfiere, anzi addirittura l'abbiamo cambiato. Proseguiamo, donna, ecco, qui volevo far vedere donna B3. Questa mossa non è mai stata giocata in partita reale, quindi boh, vatta la pesca. Cavallo D7, se per esempio arrocco, A3, cavallo C6, ecco, mangia. Io non è mai chiaro se questi pedoni doppiati sono una debolezza o una forza. Io tendo a credere che siano una forza. Però, ecco, per esempio, alfiere 3, G4, diciamo, è tutta da giocare. Ecco, è tutta da giocare. Non posso dare un giudizio definitivo. Qui, il nero, come proseguirà? Probabilmente proseguirà con cavallo A5, con l'idea di fare poi cavallo C4, quindi torre FC8, quindi cercare di occupare la casa C4 con il cavallo. Viceversa, il bianco cercherà attività sul lato di re, però francamente non c'è molto, non ci sono grandi obiettivi. È ovvio che ha un bel avamposto in E5, questo sì. Insomma, è tutto da giocare. Questo, ecco. Quindi la variante, infatti, ecco, alla fine della variante principale, andiamo a vedere direttamente la 21ª mossa, io infatti scrivo, non posso affermare che alfiere D3 è migliore della mossa standard cavallo F3, però comunque offre delle chance al bianco, insomma, il fatto in ogni caso... A me piace, ecco, il fatto di ritardare il cavallo G1, mi piace da un punto di vista mnemonico, perché così è più facile ricordarsi le varianti, perché, come vedete, le possibilità per il nero, e quindi, diciamo, concludiamo un attimo questa fase, le possibilità per il nero sono veramente enormi.